siamo venuti, ditelo a noi. Siamo venuti, ce l'avete sensibilizzato ed eccoci qua, in via Riccardo Romano 263A, l'ex sede dell'Italcogim, vi ricordate Italcogim, poi si è chiamata GDF Suez, no? Adesso si chiama Enel Rete Gas, dal 1 ottobre questo cancello è stato chiuso, quindi i cittadini che venivano qui a indicare, a portare, in parole povere, la lettura del gas, non possono venire più, solamente a mezzo telefono 800 99 33 30, quindi 800 99 33 30, e questo è il numero verde gratuito da telefono fisso e non da cellulare. Io mi metto nei panni di una persona anziana che era abituata a venire, se mai accompagnata da qualcuno, a portare la lettura, e quindi glielo annotavano nel computer. Oggi questo non avviene più, ma benedetto il mondo se dal 1 ottobre l'Italcogim è stata assorbita dal, appunto, abbiamo detto, Enel Rete Gas, ma un avviso si poteva mettere? Oggi non riusciamo a parlare più con nessuno, questo è stato chiuso. L'Informa Giovani al Palazzo di Città, una cosa meravigliosa, il fiore all'occhiello veramente alla Regione Campania, è stato chiuso. La Di Mauro è stata chiusa, la manifattura dei tabacchi è stata chiusa, la stazione ferroviaria riceviamo solo treni regionali per Napoli o per Salerno, punto, da e per. L'isola ecologica a breve ogni 2 o 3 viene chiusa, no, adesso passa alla Metelda, speriamo che il servizio funzioni, anche se questo è una creatura veramente realizzata da, persone, voglio dire, da Antonio, non mi sfugge adesso il cognome, Avallone se non vado errato, Antonio Avallone. È un peccato quando si strappano queste cose a chi le ha volute, le ha create, le ha realizzate. Tornando qui non è stata fatta una cosa buona, bisognava lasciare questo ufficio appunto per le persone che ormai da anni erano abituati bimestralmente a portare la loro lettura e quindi avere una giusta fatturazione. Le telefonate fatte allo 800 99 33 30, moltissime, mi dice Peppe Clisenti, un mio amico, non vanno a buon fine e arrivano delle fatturazioni abnormi. Con chi puoi reclamare? Con l'800 99 33 30? Noi vogliamo trovare una persona con la quale dialogare. Non va bene. Sono arrabbiato, ditelo a noi.